Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di mostrarvi come ho deciso di decorare la mia camera per il periodo natalizio. Circa un mesetto fa avevo voglia di cambiamenti e quindi ho provato a spostare un po' i vari mobili nella stanza e questo è il risultato finale. Tra l'altro alcune di voi se ne sono accorte e infatti mi hanno chiesto un room tour aggiornato. E in questo video, oltre a mostrarvi le decorazioni natalizie, vi mostro anche tutti gli spostamenti che ho fatto nella stanza. Come vedete alle mie spalle ho spostato la scrivania. Prima la scrivania era contro questa parete, adesso l'ho messa accanto al letto e ci sta veramente a pennello, perfetta perfetta. Al posto della semilibreria che invece era da quest'altra parte del letto ho messo la vanity table. La vanity table prima era contro questa parete, non al posto della scrivania ma nella parete questa qui, dove ci sono le lucine. E questa appunto l'ho spostata dall'altra parte del letto vicino alla finestra con davanti l'armadio. E il mobiletto, la semilibreria, non so come chiamarla, che prima era da questa parte, l'ho spostata al posto della scrivania contro questa parete, adesso non si vede, però l'ho messa al posto della scrivania. Avevo provato anche a spostare il letto e inizialmente l'avevo messo al posto della scrivania contro la parete, però essendo un letto matrimoniale, vedermelo tutto contro il muro non mi piaceva. Ho provato anche a metterlo con la testata contro la parete, quindi al posto della scrivania dove avevo la scrivania prima, quindi con il letto rivolto verso la finestra, però anche lì non mi convinceva molto e quindi alla fine è tornato alla sua posizione originale. E penso che questa è la posizione perfetta per il letto, anche perché è centrato in mezzo alla stanza e poi ai lati del letto ci sono gli interruttori con le prese della corrente, quindi è proprio la sua posizione perfetta. Mi piacerebbe in realtà provare a spostare anche l'armadio, però ancora non l'ho fatto perché la parete dietro l'armadio è grigia. 2 anni fa, quando ho acquistato questo armadio di IKEA, avevo le 2 pareti laterali grigie. Quando poi ho deciso di fare tutte le pareti bianche, non siamo andati a spostare l'armadio, quindi metà parete, ovvero quella dove c'è l'armadio, dietro è ancora grigia. Ecco perché non l'ho spostato. Però mi piacerebbe provare a spostare anche l'armadio per stravolgere completamente la stanza, anche perché alla fine sono andata a invertire soltanto 3 mobili, anche la cassettiera è rimasta nello stesso identico posto, così come le mensole, gli specchi, quelli non sono cambiati. E i mobili sono sempre gli stessi, ho semplicemente spostato un po', cambiato le posizioni ad alcuni mobili. E un'altra cosa, volevo ricordarvi che c'è ancora la possibilità di partecipare al giveaway che ho aperto nel video di martedì, quello sulla mia night routine, quindi se ancora non avete partecipato e volete farlo vi lascio il link del video qui nelle schede. Avete ancora un po' di giorni per partecipare, il giveaway scade martedì prossimo e quindi nel video di martedì prossimo nell'info box troverete il nome della vincitrice. Ho messo in palio 2 prodotti di Puro Bio, tra l'altro sono contenuti all'interno di una scatolina veramente graziosa. Puro Bio quest'anno ho pensato di fare per Natale queste confezioni regalo con all'interno 2 prodotti labbra, il rossetto e la sua matita abbinata. Quindi se volete provare a vincerlo partecipate al giveaway. E basta, credo di avervi detto tutto e adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al video dove vi mostro appunto le mie decorazioni natalizie ma anche i vari spostamenti che ho fatto nella stanza. Spero che questo piccolo room tour, questo breve room tour, perché in realtà non sono andata nel dettaglio a mostrarvi tutto, però insomma vi faccio vedere i vari spostamenti, vi piaccia. E basta, vi mando un grosso bacione e vi lascio al video. Bentornata ragazze nella mia stanza. Oggi voglio mostrarvi come ho deciso di arredare, di decorare la mia camera da letto per il periodo natalizio. Parto da uno dei miei angoli preferiti, ovvero la scrivania. Come potete vedere ho cambiato posizione, prima era di fronte al letto mentre invece adesso è accanto al letto. Inizialmente non ero convinta al 100% di questo cambiamento, ma adesso più la vedo in questa posizione e più mi piace. Sulla testata del letto sono andata ad appoggiare questa decorazione, questo ramo argentato con le foglie dorate. L'ho acquistato in un negozio di articoli per la casa. Mentre invece per quanto riguarda il letto sto utilizzando questo copriletto di IKEA, mentre invece tutti i cuscini rose gold metallizzati sono di Maison du Monde, della nuova collezione che mi sta facendo letteralmente impazzire, mentre invece i cuscini dietro più grandi bianchi sono tutti e 3 di H&M. Un'altra
cosa che ho spostato nella stanza è stata la mia vanity table. Questa prima era, diciamo, al posto della scrivania e invece adesso l'ho spostata dall'altra parte della stanza, vicino alla finestra, sotto questa mensola. Le mensole non le ho cambiate, sono rimaste tutte nella stessa posizione, anche i quadri sono rimasti lì, insomma, ho cambiato soltanto qualche mobile. Dicevo, le mensole non sono cambiate, ho cambiato soltanto qualche oggetto decorativo e poi ho fatto finalmente il mio alberello di Natale. È piccolino, però lo trovo veramente molto carino. Sotto le due mensole, quindi al posto della scrivania, ho messo la similibreria, non so come chiamarla, dove ho posizionato due carinissimi orsetti bianchi per il Natale e poi ho fatto il mio alberello natalizio. L'alberello l'ho acquistato in un negozio qui a Brescia, mentre invece tutte le decorazioni sono di casa, anche le lucine, e sotto l'alberello ho deciso di posizionare tutte le scatoline di Tiffany per avere un effetto di regali sotto l'albero. In questo ripiano invece ho posizionato il piattino dorato di IKEA con una candela, delle pigne, poi ho posizionato due prodotti di Bath & Body Works, un'acqua profumata e una crema per il corpo. E poi c'è un'altra candela, questa è al cioccolato e pistacchio, il profumo è veramente buonissimo, ancora non l'ho accesa, infatti sono veramente molto curiosa. E nel ripiano di sotto invece ho posizionato la mia borsa di Louis Vuitton, questa è la Speedy misura 35, mentre invece negli ultimi tre scomparti ho posizionato tutti e tre i miei aghi, dal colore più chiaro al colore più scuro. Down the chimney, broad and black, with your pack. Ho deciso di mettere questo tipo di scarpe perché lo trovo in perfetto mood invernale e poi anche come colori trovo che ci stavano molto bene anche con questa borsa di Michael Kors. Questa è una semplice borsina da negozio. Per quanto riguarda invece la scrivania, è sempre la stessa, non ho cambiato niente, la sedia è sempre quella, il cuscino è di Maison du Monde. Sul ripiano con il computer ci sono più o meno sempre le stesse cose, ovvero la lampada di IKEA, il contenitore di Primark, un altro contenitore a forma di gelato di Tiger e poi c'è questa stella che è sempre nello sfondo di tutti i miei video, me lo chiedete in tantissime, questa l'ho acquistata da Casa Shop e la trovate ancora perché l'ho vista giusto l'altro giorno. Poi questo contenitore porta birra sempre di Tiger e una candela che accendo quasi tutte le sere. Su questa parete bianca sono andata a posizionare delle luci a forma di stella e altre due decorazioni sempre a forma di stella che sono entrambe della nuova collezione natalizia di Maison du Monde. Sopra questa mensola sono andata a posizionare questo quadretto con la scritta Merry Christmas che ho acquistato recentemente da Maison du Monde. Tra l'altro ci sono anche le lucine, quindi la sera fanno una bella atmosfera quando le vado ad accendere. Queste stelline erano in realtà un addobbo per l'albero, però io le ho sfruttate in questo modo e lo stesso vale per questa stella più grande. Anche questa era proposta come addobbo natalizio per l'albero di Natale, ma io l'ho trovata carina da appendere anche al muro. Invece è rimasta nello stesso identico posto. Avevo provato a spostarla, però non mi convinceva negli altri angoli della stanza, quindi alla fine è tornata alla sua posizione originale. Sulla cassettiera ho messo questo vassoio bianco di IKEA dove ho posizionato tutti i miei orologi, due balsami per labbra, questo piattino di Maison du Monde con il profumo, quello che sto utilizzando di più in questo periodo, e questo vaso di Tiger dove ho inserito questi rami con le pigne innevate in perfetto mood natalizio. Poi questo piattino è sempre di Maison du Monde dove ho inserito i miei gioielli, quelli che utilizzo maggiormente quotidianamente. Poi c'è questo contenitore dorato che è di Tiger. In questa cornice che ho acquistato sempre da IKEA diversi anni fa ho deciso di inserire questa stampa che ho trovato su We Art It. Poi ci sono due creme per il corpo di Victoria's Secret, una al profumo di cocco e l'altra al profumo di mango. E poi altre decorazioni natalizie come questi due bicchierini con all'interno delle pigne glitterate che ho acquistato da Casa Shop. Poi sopra la cassettiera c'è il solito specchio sempre di IKEA e sopra lo specchio sono andata ad inserire ad appoggiare questa ghirlanda di pigne, anche questa l'ho acquistata recentemente da Maison du Monde. Johnny, you want a pair of skates. Susie.
la G, se vi ricordate, qua tenevo la mia iniziale, ho inserito la calza di Babbo Natale, la calza della Befana ovviamente, tutta rossa. Questa l'ho acquistata da Tiger, anche questa recentemente. L'ultima decorazione che ho deciso di inserire nella mia stanza è vicino alla vanity table. Sono andata ad inserire queste due palline natalizie che ho acquistato da Casa Shop l'anno scorso. In realtà erano delle palline per l'albero di Natale, ma io ho deciso di sfruttarle in questo modo. E poi sono andata ad aggiungere anche queste lucine, sempre di Casa Shop. Sono delle lucine in oro rosa, fantastiche. Queste le ho prese quest'anno, circa un mesetto fa. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. E fatemelo sapere con un mi piace, con un commentino qua sotto. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao!